questa mattina, al risveglio da sogni tormentosi, Gregor si è scoperto trasformato in... No, 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 no. Spas. Spas. Dis. Spas. Dis. Iv. Iv. Ins. No, 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 ins. In un insetto. Un insetto. Enorme. Ma che dici, mamma? Sì, proprio così. Tuo fratello Gregor. Sono cose che succedono. È raro. Ma succedono. Ma non è vero. C'è stato un... L'hai sentito parlare in modo strano, no? Con quella voce come... Come? Come... Come... Come di bestiola, no? Gregor! Gregor! Non ti senti bene? Hai bisogno di qualcosa? E ti ho mandato a chiamare il medico. Mamma! Mamma! Presto! Devi andare subito dal medico! Tuo fratello Gregor è malato, l'hai sentito parlare adesso! Presto! Presto! Mentre non c'eri. Mentre non c'ero? Mentre non c'eri, lui è uscito. L'hai visto? Sì. E com'è? Hans, fastidio. Non si può dire. Ma sì che si può dire. Un insetto, no? Come deve essere? Ce ne sono tanti. Non è così. Dopo... L'incidente. Dopo l'incubo. Non ho mai avuto delle gambe di questa forma. Non sto sognando. Com'è possibile? Che cos'è lui adesso? Giaceva sulla schiena, che gli si era irrigidita. Paralizzata! Che dura proprio come una corazza. E anche la pancia era gonfia, scura. Fatta a pezzi. Ferito! Ricucito in grosse scaglie, croste, ricurve e gli arti. Persi! Niente affatto, bambina mia. Lo sai come sono gli insetti? Li hanno! Piccoli, pietosamente esili rispetto alle dimensioni del corpo e gli tremolano tutti, lì davanti. A dormire un altro po', magari me le dimentico tutte queste scemenze. Che succede? Stai tranquilla. Ha urlato. È solo un verso. Perché lo fa? Ma che cosa vuoi che ne sappiamo noi? Gli fa male. Mi fa male. Io dormo sul fianco, ma perché continuo a ricadere supino? Ah. Soffre. No, che sciocchino. Non ha ancora capito che non può più fare certe cose. Sono spossato dal lavoro. Ecco tutto. Ripiombo supino qualsiasi cosa faccia. Dio, che mestiere faticoso ho scelto. Devo prendere il treno tutti i giorni e ho molte più preoccupazioni che se lavorassi proprio a casa. Per di più, devo sobbarcarmi questa tortura dei viaggi. L'affanno delle coincidenze, i pasti irregolari e cattivi e i rapporti umani sempre diversi, mai costanti, mai cordiali. Che inferno! Fa male!
diventato. Figurati, volevo mandarlo al lavoro. Non può più. Ora vado. Greta, sono le 7:15, non dovevi partire. Queste levatacce rincitrulliscono. Un essere umano ha bisogno delle sue giuste ore di sonno. Dire che certi rappresentanti fanno una vita da pascià. Quante volte, quando ritorno in hotel al mattino per copiare delle commissioni, me li ritrovo ancora là che stanno ancora facendo colazione. Mi comportassi io così con il mio principale, sarei sbattuto fuori all'istante. Chissà, magari è anche la soluzione migliore. Credo! Sì, sì, grazie mamma, mi sto alzando! È una parola. Se non mi facessi scrupolo per i miei genitori, già da un pezzo mi sarei licenziato. Sarei andato dritto dal principale a dirgli chiaro e tondo quello che penso. Roba da sbatterlo giù dalla scrivania! Oh, non è ancora detta l'ultima parola. Appena abbia messo da parte abbastanza soldi da sanare il debito dei miei, non aspetto neanche un giorno e mi licenzio. Devo aspettare soltanto altri 5 o 6 anni. Ma poi un taglio netto. Ora però bisogna che mi alzi perché il mio treno parte alle 5. Le 5. Greta, non dovevi partire. Intensissima.
e dolorosa. Devo stare calmo. Stai calmo, Gregor. Fare un po' quel che ti pare. Sei maggiorenne. Io certo non ti costringo. Non ho consigli da dare. Uno come te. Ma perché hai paura? È un insetto. È malato. Tutto normale. Tutto normale. Mi fa arrabbiare perché non esce mai, mai, mai. Adesso
È rimasto in città 8 giorni ed è sempre rimasto a casa, seduto a tavola con noi, zitto zitto, a leggere il giornale o a studiare l'orario ferroviario. L'unica distrazione che si concede è qualche lavoretto di bricolage. In 2 o 3 sere ha fatto una cornicetta. Vedesse quanto è carina. È appesa al muro lì in camera. Appena apre la vedrà. E comunque sono proprio contenta che sia venuto lei di persona, signor procuratore. Da soli non saremmo riusciti a convincere Gregor ad aprire la porta. È così ostinato e di sicuro non sta bene. Anche se questa mattina non ha voluto ammetterlo. Perché non ti alzi? Perché non apri al procuratore? Perché rischi di perdere il posto? Il principale ricomincerà a perseguitare me e tua madre per quel vecchio debito! Perché ci abbandoni? Devi lavorare! Lavorare! Per tutti noi! Perché non apri questa porta? Voi conosceste il mio stato, non potreste seriamente pretendere che io apra la porta al signor procuratore. Andiamo, questa piccola scortesia per la quale si potrebbe anche trovare in seguito una buona scusa non può costituire motivo sufficiente per licenziamento in tronco. Io credo assai più ragionevole adesso lasciarmi in pace anziché infastidirmi con pianti e preghi. Gregor, che sta succedendo? Perché ti barichi in camera? Perché rispondi a monosillabi? Che ansia, Gregor, che ansia! Ma non sa che tua madre è asmatica? Perché la uccidi? Rispondi, Gregor, rispondi! Perché trascuri i tuoi doveri? Gregor, il signor procuratore ha detto che negli ultimi tempi il tuo rendimento è stato assai insufficiente. È vero, Gregor, è vero! È vero! È vero! Non esiste, non esiste! È vero! Non è vero, non è vero! Questa la paghi! Questa la paghi! Ma signor procuratore! Le apro subito, all'istante! Un lieve malessere, qualcosa, sono stato impedito ad alzarmi. Però sono sempre io! Sono ancora a letto, però mi sto alzando, vedi? Porti soltanto ancora un attimo di pazienza perché non mi muovo tanto bene, non come speravo, quel che è certo che di malessere non si può più parlare. Vedi, come certe volte a uno gli capita così, fra capo e collo. Ieri sera stavo ancora bene, i miei genitori lo sanno, o meglio, già ieri mi si poteva leggere in faccia come una lieve premonizione. Ma perché non ho avvertito subito l'azienda? Ma cosa vuole? Si pensa sempre di riuscire a vincerla la malattia, senza bisogno di rimanersene fermi a casa. Signor procuratore, abbia clemenza per i miei genitori. Tutte le accuse che mi si stanno muovendo non sono fondate. Nessuno mi ha mai detto una parola in proposito. Partirò immancabilmente col treno delle 8. Queste 2 ore di riposo mi hanno fatto bene. Non perda altro tempo con me, signor procuratore. Tra poco sarà in ufficio e io stesso abbia la bontà di dirlo al principale e gli porga i miei qui. Qualcuno ha capito una sola parola. Credo, il signor procuratore ha detto che negli ultimi tempi il tuo rendimento è stato assai insufficiente. È vero, è vero, Credo, è vero! È vero, è vero! Non esiste, non esiste! È vero! Non è vero, non è vero! Questa la paghi! Questa la paghi! Oh, my God.
Qualcuno ha capito una sola parola. Si prende gioco di noi! Per l'amor di Dio, Gregor è gravemente malato e noi lo stiamo torturando, Grete! Grete! Mamma! Mamma! Devi andare subito dal medico! Tuo fratello Gregor è malato! L'hai sentito parlare adesso? Presto! Presto! Ma loro non capiscono quello che dico! A me sembra tutto così chiaro! Io mi capisco, riesco a parlare, ma forse perché ci ho già fatto l'abitudine. Invece loro sono già convinti che io non sia del tutto normale, che non sia più abile a, utile per, capace di, e mi aiutano. Un pugno! Ci vuole un pugno! E la sicurezza con cui prendete misure di soccorso per me mi commuovono. Andiamo a morire! Che belli gli esseri umani! Che bello essere umano! Andrò da loro. Sono uscita e la porta l'ho lasciata aperta come si fa nelle case in cui sia accaduta una tremenda disgrazia. Noi siamo rimasti lì ad origliare dietro la porta. Sentivamo una sedia spostarsi, poi un tonfo sordo contro il battente. Un rumore appiccicoso ha raggiunto il mio orecchio, come di bava, come una bocca. Una grande bocca, grande come tutto un corpo che sbavasse. Ora esce! Io non sapevo se incoraggiarlo. Su da bravo, bravo Gregor! Dietro la chiave, apri quella porta! O se scoraggiare la sua apparizione. Resta dove sei! Non voglio vederti più! Non voglio vederti mai più! Non! Sì!
cosa che mi volevi risparmiare mandandomi fuori casa? E allora che sei svenuta? Mamma? Piange ancora! Papà! Ecco, qui mi sembra che sono l'unico che ha mantenuto la calma. Adesso mi alzo, riavvolgo il campionario e parto immediatamente. E vorrete lasciarmi partire una buona volta? Lo vede anche lei, signor procuratore? Non sono testardo, certo, i viaggi mi affaticano, lavorare però mi piace e senza i viaggi non vivrei. Ma dove va, signor procuratore? Va in ufficio, vero? Mi promette di riferire ogni cosa con esattezza. Vedete, delle volte a uno può capitare di sentirsi inabile al lavoro. Ma allora è giusto che ci si ricordi di quello che ha fatto prima, che si abbia fiducia in lui, nelle sue capacità di riprendere a lavorare con più zelo e diligenza che mai poi, una volta superato l'ostacolo. Sono molto indebito verso il principale. Lei lo sa bene, del resto cosa vuole? Devo pensare ai miei genitori, a mia sorella. Il momento, non so come dire, non è dei migliori. Ma me la caverò, vedrà! Lei però non mi metta i bastoni fra le ruote. Tenga le mie parti in ditta. Nessuno ha in simpatia i rappresentanti che viaggiano. Tutti pensano che guadagnino un sacco di soldi, che facciano la bella vita! Ma lei, signor procuratore, lei può meglio capacitarsi, meglio me lo lasci dire dello stesso principale, il quale, in quanto padrone dell'azienda, non ha in simpatia il sottoposto, che invece non può niente. E solo quando, esausto, torna a casa da un lungo viaggio, comincia a percepire sul proprio corpo le dolorose conseguenze di cause che non è più in grado di ricostruire. Sento molto bene. Per la prima volta da questa mattina, qualcosa di me mi ubbidisce. Non so ancora bene come funziona, ma...
sei riuscito. Ora è difficile rientrare. Torna dentro. Torna dentro. Vattene. Papà! Papà, non fischiare! È terribile! È terribile! Papà! Mamma! Vieni! Aiuto! Aiutatemi! Piero! Scusa! Scusatemi! Mi dispiace! Mi dispiace!